Buonasera, bentornati, nuovo appuntamento, nuovo anno, un nuovo anno di Mondo Dilettanti per continuare a raccontarvi tutte le storie, tutte le squadre insomma, che portano avanti il calcio nel nostro amato calcio nel mondo senese. Oggi purtroppo non abbiamo la nostra Alessia Collini perché si è rotto il cellulare, così mi ha detto di Alessia, quindi era irreperibile. Abbiamo provato a contattarla via telefono per farvela almeno sentire, anche forse era più piacevole vederla, immagino, però purtroppo l'appuntamento con lei sarà per mercoledì prossimo, quindi un saluto Alessia. Ripara il cellulare, mi raccomando, che nell'età moderna è davvero importante. E purtroppo Alessia si perderà una grande squadra, una società che amo, è il vero senso, è il vero motivo dell'invito ed è davvero il senso vero delle mie parole, perché abbiamo gli amici del Pianella e come si vede è una società sana, la vedete perché sono davvero tanti qui in studio. Vado subito a presentarvi però il presidentissimo Rino Barcelli. Ciao Rino. Buonasera. Grazie di essere ritornato. Noi ci vediamo spesso, un po' tutti gli anni, tra presentazioni della squadra, inizio estate, in trasmissione ogni anno. Siete fedelissimi, giustamente, vi ringrazio di questo. Sì, hai detto sei affezionato a noi, ma anche noi, come vedi, siamo affezionati a te. È un amore un risposto, via, meno certo, male. Certo. Meno male, Rino. Siete ritornati perché, come ho detto, una grande famiglia, una grande società, insomma, si vede anche da questo, no? Dall'attaccamento ai colori e dalla voglia insomma anche di parlarne di Pianella, perché è la vostra vita. Noi parliamo solo ed esclusivamente di calcio quando siamo fra amici, difficilmente ci sono cose più importanti del calcio, per noi è la nostra passione da sempre, da 50 anni è questa passione. Non ti invecchiare troppo, perché già 50 sono tanti, lo fate insieme e con tanti amici, e questo è bellissimo, è una cosa che mi ha sempre colpito negli anni. Infatti accanto a te vado a presentare un altro dirigente, Mauro Giannetti. Ciao Mauro. Ciao Gianco. Ciao Dago. Grazie di essere intervenuto, anche noi ci vediamo spesso anche a giro, insomma, no? Sì, sì, le tue sì, alte sì. cariche nella società senese anche, no? Ci troviamo spesso, dai. Ovviamente, come dicevo con Rino, è vero, avete fatto del calcio il vero senso dei dilettanti, no? L'amicizia anche tra i dirigenti, che è sempre più difficile, no? Nelle società, perché c'è sempre meno ricambio. Sì, credo che questa sia la cosa fondamentale, infatti, cioè oltre alla voglia di vedere giocare a pallone, ma credo la cosa più importante sia quella di star bene insieme. E come hai detto, non siamo pochi, noi ci lamentiamo delle volte che siamo pochi, ma io credo invece che siamo abbastanza, non voglio dire tanti, ma abbastanza, e si sta bene insieme, questa è la cosa che, infatti il grande presidente Maurizio Rosso diceva che questa era una grande famiglia allargata, e questa credo sia la verità. Eh sì, è proprio una ricetta di Pianella che vi porta avanti, e questo è davvero un fiore all'occhiello per tutta Siena, quindi continuate avanti così, ne parleremo in maniera approfondita. Dietro di te però, Mauro, abbiamo intravisto il capitano del Pianella ormai da tanti anni, ed è Matteo Giannetti. Ciao Matteo. Ciao Dago, buonasera a tutti. Ciao. Ti ho intravisto, quindi sì, vado subito a presentare te come capitano. Ormai sono tanti anni, le presenze ormai sono innumerevoli, andiamo a quasi 500, no? Siamo a 473. E dovremmo essere intorno a 473, ora si spera arrivare a 500, ma è sempre più duro. No, ma invece no, voglia, ci arriverai, e come, ma... Non ti annoi ancora di queste 500 presenze al Pianella? Una domanda, boh, non lo so, ma ne sono tanti, ci sto bene, finché ci stai bene in una famiglia è difficile lasciarla, poi non si sa mai, vedremo, io finché mi tengono, diciamo sì, finché mi tengono ci sto volentieri. Invece secondo me sarai insieme insomma ad altri anche il futuro, non solo il presente per tanto tempo in campo, ma anche il futuro ovviamente dopo, perché insomma te l'hai visto bene, no? Il lavoro e la passione ci hanno messo tutte queste persone che te conosci bene, ormai fanno parte della tua famiglia, una dirigenza che porta avanti così una squadra tra presentazioni d'estate, le cene del martedì, insomma le feste di Natale, non è facile. No, per questo devo essere sincero, vanno molto ammirati, perché non, io ogni tanto ne parlo anche con magari più vecchio dei giocatori che ci sono anche quest'anno, con Francesco Terzuoli, cioè ci meravigliamo, perché comunque è un impegno grosso, non è una cosa che si fa, che uno dice vabbè ci troviamo il martedì sera, facciamo una cena e poi ci ritroviamo la domenica, sono sempre al campo, la domenica sono con noi, se abbiamo bisogno di mangiare la domenica ci fanno il pranzo, se abbiamo bisogno di giocare
dei palloni nuovi ce li comprano, insomma, difficilmente non ti accontentano, e quindi si cerca sempre di accontentarli. Ora magari non gli si stanno dando grandissime soddisfazioni in quest'ultimo mesetto, ma cerchiamo di tirarsi fuori e dargli un'ulteriore soddisfazione. Eh sì, lo credo bene, ne siamo davvero sicuri. Andiamo a continuiamo, ovviamente poi ne parleremo anche di questi altri aspetti, ma a continuare a presentare i nostri ospiti. Pippo Bormida, ciao, benvenuto. Ciao Giova, ci ritroviamo sempre qui o per una puntata sui portieri o per un'altra squadra, insomma sei un portiere giramondo, girate di squadre ora aspetta di aver trovato una piazza in cui restare per un po'. Ti troverai bene, sicuramente ti sei già trovato, lo immagino, quindi o sei troppo bravo oppure ti cacciano, perché ne hanno tante di squadre, tutti ti vogliono. Con rigore parato sabato nell'anticipo del giocato, insomma sei anche un pararigore, ne abbiamo parlato in quella puntata dedicata ai portieri, no? Ti ricordi con Mastro Andrea? Ne parlavamo, anzi quest'anno poi l'invito ci risarà, che ho in mente anche ora di rifarla questa, a parte gli scherzi, dicevo, Pianella ti ha cercato ovviamente in estate, è stato un acquisto importante per quanto riguarda un fattore importante, quello della porta, a parte il rigore parato, è una fase di gioco, insomma la difesa della porta che serve parecchio, no? Sì, sì, da cui parte diciamo la squadra, per cui se non hai una buona fase difensiva non costruisci i risultati. E quindi niente, è stata un'opportunità che è venuta a crearsi in estate e l'ho accettata volentieri. Tra l'altro Pippo, la squadra nelle girate diverse, perché sei stato anche a caso di Ponte d'Arbia, Tressa, Mazzola, sì. Val d'Arbia, la più vicina. La più vicina a casa sua. Sì, 7 minuti da casa mia, quindi per quello sì, è la soluzione migliore. Dopo tanti anni ci sei arrivato a essere più vicino. Andiamo a presentare anche Francesco Mangiameli, ciao Francesco. Buonasera. Benvenuto, sono contento di averti qui perché insomma gli addetti ai lavori parlano sempre bene di te, anche categorie superiori per te, hai scelto Pianella, qualche suggerimento in famiglia ti è arrivato anche. Perché me lo lascio anche il mio cugino, però anche altre voci esterne mi hanno detto che mi sarei trovato bene, c'era una società che ti accoglieva e bene o male ti faceva stare come se fossi a casa, ecco. E infatti ho trovato una bellissima società, e un bellissimo staff con cui sto veramente bene, poi bene o male anche la squadra, il gruppo, certo, è importante, e un gruppo così, sono sincero, una società così non l'avevo mai trovata, siamo molto amalgamati insieme, si sta bene, sono contento, ecco. Sei contento davvero perché ha detto bene, anche il gruppo penso sia una cosa fondamentale, perché oltre alla società che è davvero fantastica, anche un gruppo di persone, un gruppo storico più un mix di tanti giovani, perché siete tanti giovani, insomma, sì, vi divertite, insomma, molto bene, si fa gruppo, qualche volta quando va bene si fa anche qualche serata insieme per stare anche più uniti, ecco, e poi la domenica aiutarci ancora di più. Tra l'altro i vecchi sono rimasti pochi, con Matteo hanno nominato a parte se stesso, ma Francesco Terzoli poi sono finiti, poi vecchio, Alessandro Spada, insomma vecchio, vecchio, insomma, dire, ormai è vecchio, è classe 89 lui, 89, no? Sì, 89, sì, 89. Quindi, insomma, sì, ancora giovane, quindi siete molto esuberanti, tornesi. Ah, Tornesi, è vero, Tornesi. Grande Tornesi, salutiamo ovviamente, sì, anche sì, lui sì. È un classe 83-84, mi sembra. 84, insomma, quindi, insomma è vabbè, una squadra davvero giovanissima. Vado a salutare anche Leonardo Mazzi, ciao Leonardo. Buonasera a tutti. Benvenuto, e giovanissimo anche te, però te il secondo anno, ormai hai già sposato questa famiglia. Sì, ho sposato questa famiglia 2 anni fa, venivo da Badesse e non ci ho messo più di tanto a decidere, perché per l'appunto già andando al campo e vedendo lo stadio, la tipologia del campo e tutto, la scelta è molto semplice, insomma. Poi per l'appunto ho anche degli amici che avevano giocato negli anni precedenti, come Eugenio Lorenzetti a Pianella, e mi hanno parlato molto bene della squadra, grande giocatore tra l'altro. Mi hanno parlato tanto bene e per l'appunto è quello che poi ho trovato. Quest'anno c'è stata una riconferma, sono contento e cercherò sempre di dare il massimo
per la squadra, insomma. E tutti parlano bene di te anche per l'impegno che metti non solo in campo ma anche negli allenamenti, e questo è importante. Tra l'altro venivi anche da una società, insomma dalle Badesse, che è un'altra società importante, dico come il Pianella, anche a serietà, anche a personaggi di un certo calibro. Sì, sì, società importante per l'appunto, diciamo, dove sono cresciuto inizialmente, perché sono partito dalla juniores e poi piano piano aggregato in prima squadra, quando poi, diciamo, ti trovi in uno spogliatoio di gente come Andrea Pecchi, Luigi Guerrera, insomma, sì, impari qualcosina. Impari qualcosina, sì. Ecco, Pecchi, insomma, qualcosa magari sarebbe da non imparare una roba. Qualche cosa sì, qualche cosa no. Scherzando, diciamo. Davvero un fuori classe per questi atleti come Andrea Pecchi, ovviamente. Salutiamo. Tra l'altro, quindi, svezzato dalla stazione. Svezzato da una garanzia. Stazione, una garanzia. Una garanzia. Tra l'altro, no, Rino, siete gemellati, insomma, con le Badesse, no? Sei sempre a mangiare, siete sempre a mangiare la sacca del pesce, quindi... Perché mi piace il pesce, non perché sono gemellato le Badesse. Facevo per dire, però insomma siete in buoni rapporti. No, con Marco Francesco non si può che essere in buoni rapporti. Poi quando parla lui bisogna ascoltarlo, se gli dici di sì siamo a posto. Sì, una dieta che funziona alla grande. Tra l'altro, Leonardo, mi parlavi del campo, perché il Lido Becucci davvero penso sia il migliore stadio, il campo manterboso di Siena, sicuramente. Sicuramente. Lo confermo, grazie anche a quel signore lì dietro, che ora quest'anno, da quest'anno, insomma un paio d'anni, che aiuta un altro signorotto, e ora ne parleremo, è il nostro Ivo Valoriani. Ciao Ivo, bentornato. Buonasera, ciao. Tra l'altro nelle puntate, pensavo, le puntate del Pianella nel corso degli ultimi decenni, te sei sempre stato presente, ti piace apparire in TV? Sei un po'... Sì, mi dicono vieni anche te, ma io va bene, vengo volentieri da Agostino, certo. Sei un piacione, dai, ti piace farti vedere, dai, diciamo la verità, Ivo. Tra l'altro ti sei messo a dare una mano anche al campo, aiuti Maurizio Macinai, che sì. Salutiamo, il mio cuore è spezzato di non vederlo qui, tra noi, ma salutiamo il grande Scorpions, grazie, e salutiamo per tutto quello che fai per il campo del Lido Becucci, un manterboso, Ivo, che secondo me è il migliore di tutti. Ma vabbè, se lo dici te, ci credo. Ti fidi? Però bravo, no? Perché, mi fido, dai. Perché lo sappiamo, no? Quanto ci vuole per... i giocatori lo trovano lì già pronto, invece... Ma c'è del lavoro, c'è, dietro c'è del lavoro, certo. Raccontacelo questo lavoro, come funziona? Come vi dividete i compiti per tenere questo campo? Almeno lo diciamo anche alle altre società, che molti campi ne hanno bisogno. Ci vuole parecchio tempo, ma... Cioè, a tagliare l'erba, insomma, da maggio in poi c'è da rullarlo, c'è da... insomma, la storia è lunga. La storia è lunga, vabbè, insomma. Ma ora chi fa più cose, te o Maurizio? Ma ora... pari. Si fa uguale, diciamo. Pari. Sì, pari. Pari e patta, come si dice. Ma si è tranquillizzato o è sempre burbero nei modi? Io? No, lui. Ah, lui? Ma insomma, ora è un po' più calmo. Sì. Ma lo salutiamo. Come Rino? Vinci la Juve, perché altrimenti... Ah, è vero, quando vinci la Juve è più tranquillo. Meno male, l'ho conosciuto negli ultimi 10 anni, è andata abbastanza bene. Penso te, se lo conoscevo... te lo devi vedere quando la Juve non va bene, allora è un problema. non l'ho mai conosciuto quando andava male, meno male, forse quello. A parte questo, Rino, davvero, parlavamo dei 50 anni, che l'anno prossimo festeggerete 50 anni. Non l'anno prossimo, 1919. Sì, 2019. Sì, quindi insomma... Quindi quest'anno in corso. Sì, sì, quindi ci siamo, insomma. Ma è vero, sì. 50 anni di Pianella, ma che storia c'è dietro? Che ricordi hai? Ce l'hai qualche flash? Anche a Mauro voglio citare. Io te lo dico molto sul flash iniziale, te lo spiego. Noi quando avevamo 17-18 anni andavamo a giocare nell'Aia. E dai, i campi sportivi non c'erano. L'Aia, visto c'è la paglia, quindi era anche soffice cascare, no? E in quel periodo tornò lì vicino Pianella a pensieri il Rosso Maurizio, ci vedeva, ci incontrava, ci vedeva giocare nell'Aia, e ebbe la grande idea di costruire un campo a Pianella, quindi fece tutte le azioni burocratiche che c'erano da fare per fare un campo, e ci si iscrisse proprio quell'anno lì al primo torneo di San Gusmè nel 1969. Accidenti. E questa è la storia che ti posso iniziare a raccontare. Maledetto. La prima volta che ci siamo vestiti con le maglie ufficiali del Pianella bianco, con la banda trasversale azzurra, la prima volta che abbiamo giocato con un arbitro, nell'Aia l'arbitro non c'era. No, accidenti. E questa è stata, come si dice, la nostra scuola calcio, quella dell'Aia.
Accidenti, che bello però, no Mauro? Un ricordo che veramente è qualcosa di particolare, perché tempi moderni non è che si parla tanto di queste cose, invece da dove si è partiti penso sia importante anche da ricordare. Sì, soprattutto la grande disponibilità anche delle persone che c'erano a quel tempo a lavorare e diciamo a costruire veramente un qualcosa che per Pianella rappresentava una novità, perché il campo sportivo, poi successivamente la cucina, poi i tornei estivi. E, insomma, è stato diciamo un susseguirsi di situazioni che ci hanno portato a arrivare al tempo di oggi, ma si potrebbe dire con una tranquillità e una facilità incredibile, perché io insomma questi anni sono stati anni straordinari. Per sì. Prima con un ragionamento di un'età diversa, di una gioventù, poi diciamo da una consapevolezza anche di quello che voleva dire affrontare campionati e per poi insomma gli ultimi anni forse sono stati quelli anche che ci ricordiamo meglio, perché la vittoria del campionato di seconda categoria, le vittorie della Coppa Toscana prima di terza e poi di seconda col successivo passaggio di categoria. La salvezza a Castel del Piano due anni fa, insomma, voglio dire, ragazzi, queste sono cose che credo per chi l'ha vissuta siano della memoria straordinaria, insomma, dei ricordi al di là di quello che poi, per carità, nella vita ci sono cose molto più importanti, però... queste sono cose che per una frazione, per un insieme di persone, la voglia di stare insieme, di non rinchiudersi dentro le proprie case, ma stare pezzo, questo credo sia fondamentale, ricordare quello che abbiamo fatto. E tra l'altro Mauro Rarino era l'unico assente, ma nonostante non solo le partite vostre, ma vi trovate insieme anche in società a vedere qualche giocatore, vedete anche le altre partite degli altri, siete proprio malati. Questo penso sia proprio una malattia, insomma. Io tra l'altro ho anche un difetto, perché quando vado a vedere una partita che in qualche modo non posso tifare, per me è un problema, però delle volte mi fa coinvolge. Rino, te non c'eri invece perché c'avevi la Befana? C'avevo la Befana. Ma hai rivestito te da Befana? O? Se mi si veste vengo bene. Quindi eri assente giustificato, via. Matteo, invece volevo chiedere a te, questi ricordi che a me sono emozionanti davvero, e invece te che hai una vita, che sei cresciuto a Pianella, che hai visto, ci sei cresciuto te ma hai visto crescere anche altri, quali sono i tuoi flash del passato? Questa è una bella domanda romantica, Del passato già, mi ricordo, che sei anche padre di famiglia, ti voglio romantico. Alino Rossi, sono nato, cresciuto lui a Pianella, abbiamo giocato fino a 3-4 anni fa a Quale, quindi siamo nati e cresciuti con Ale. Poi c'è anche l'episodio in cui però Ale gli ruppi il braccio, quindi rimarrà un po' negli annali a Pianella, una mia botta famosa, non ho un calcio importante, gli ruppi il braccio. Penso una delle emozioni più belle l'ho vissuta insieme a te. Quel campionato rimarrà per sempre nella memoria di Pianella, perché comunque abbiamo fatto tanto quell'anno. E poi la salvezza a Castel del Piano, quell'immagine di quel gol sotto la sassaiola, ci ha preso la sassata, però sai, quando ti prendono la sassata vuol dire che ha fatto bene, quindi poteva andare bene in quel momento. Io ho male di me. Poi sicuramente anche l'anno abbiamo vinto insieme la Coppa delle Marchi. Poi anche tutti gli altri playoff che magari ci sono sfuggiti. Anche qualche playout, però. Sì, fanno parte del gioco. Dopo 17 anni ho perso, ho vinto, però sì. Come dice qualcuno, dalle sconfitte si riparte. E da bambino invece? Che ricordo hai? Ti ricordi quando? Da bambino c'era un allenatore, si chiamava Aldinucci, se non mi sbaglio, Rino, giusto? Sì, Renato. Mi ha cresciuto lui, poi venne un certo Tognaccini Giancarlo, che penso ci abbia insegnato tanto a tutti noi. Poi passai a Castelnuovo. Feci tutti le giovanili al San Miniato. C'era il Salvini. Fabrizio. Sì, certo. A San Miniato mi sono tolto tante soddisfazioni dei giovanili. Col Fiorini Antonio. Poi sono andato a Badesse, ho fatto 2 anni, mi sono salvato tutti e 2 anni a Unione Regionali e poi da lì mi portarono a Pianella, non è che avrebbe tanta scelta.
Fu una scelta abbastanza semplice. Quindi, invece Ivo, di questi ragazzi, te che ti ricordi, insomma, l'hai visti te, l'hai visti, insomma, insieme a loro l'hai visti crescere, poi, anche Michele Ciofi, Michele Macinai, insomma, visto crescere, Alino Rossi. Rossi, lui, Macinai, Michele, sì. Sono migliorati tutti, sono andati peggiorando. Ma sono standard, diciamo. Sono rimasti, sono standard. Insomma, una bella storia, però portata negli anni avanti è stata bella, anche perché te hai sempre vissuto le partite dal campo, te bisogna dire. Sì, sì, sempre dentro il campo. Hai mollato o sei sempre guardato? No, sono sempre. Sì, sì, quindi. Sempre. Ma senti, ma il tuo fatto, insomma, la tua cabala di rubare sempre due o tre palle a partita. No, ma quello è normale. È normale. Detto. Poi la cosa la ingigantiscono parecchio. I media. Esatto. Sono i media. Sì. Sono i media che la ingrandiscono parecchio. Poi non è vero, perché sono onestissimo. Onestissimo, davvero, no, è vero. Si fa per scherzare, ovviamente. Pippo, invece, Pippo Bormida, ti volevo dire, hai girato davvero tante squadre. Cosa hai trovato invece nel Pianella? Perché insomma, le squadre ne hai girate, pur essendo comunque un portiere giovanissimo. Tu sei l'asse 93, insomma. Sei giovanissimo, ne hai girate tante, che ne pensi? Sì, ho trovato. A primo impatto, essendoci da poco, non mi sembra di starci da tanto, perché ho trovato subito un ambiente familiare, dove un ambiente così avevo trovato solamente nell'anno in cui ero stato a Ponte d'Arbia, in cui fu anche quello un bell'anno, e ho ritrovato la stessa passione che un paese, un gruppo di persone mette dietro a una squadra di calcio. Sì, quello penso sia una ricetta vincente, è una questione importante. Per quanto riguarda calcisticamente parlando, è che insomma è un campo notevole, tanto si allena sempre in campo bello, no? Io sì, sono fortunato perché nel quartiere ci sta uno spazio riservato. Con un super allenatore dei quartieri. Con Simone Gepponi e salutiamo. Salutiamo, ciao Geppo. Che salutiamo, abbiamo uno spazio riservato lì dietro la porta, quindi siamo fortunati. Sì. E niente, calcisticamente giusto, il campo è uno dei meglio in cui abbia giocato. Anche se hai giocato a caso, anche se è peggiorato anche, un po' caso. Quando ci giocavo io era un bel campo. Era bellissimo, il dove Cucci l'ha superato senz'altro. Niente, ora cerchiamo di risalire un po' la classifica, diciamo. Sì, ma ora la vedremo anche un po' giù, però c'è un girone intero da affrontare, e quindi... La fase decisiva c'è da divare. Sicuramente sì. Francesco, invece, ti volevo chiedere, te sei arrivato anche te quest'anno e si diceva giovani promettenti e di talento, qualche vecchiotto, pochi vecchiotti. Chi è che ti ha impressionato di più tra i giovani e tra gli anziani? Tra i giovani, naturalmente, uno che mi interessa più è Leo, ora non ti monta il capo. Però sì, è un bravo tecnicamente, ha un buon passo. Ne parlano bene, sì, tutti e due parlano bene. Poi insomma c'è Cirillo, mm-hmm. Bartoli, mm-hmm. Alcidi, insomma sono tutti bravi, ecco. Mm. E niente, siamo un bel gruppo. No, sono d'accordo, ma anche calcisticamente, davvero, ben amalgamato, una squadra fatta bene. Sicuramente vi è mancato, prima di andare in pubblicità e poi ritorniamo qua, un talento davanti, un infortunio pesante, no? Perché insomma l'assenza di Spada lo sappiamo, no? Che sì, è pesante. Sì, ci è mancato un po' l'assenza di Spada, anche perché magari qualche palla messa bene, qualche giocata delle sue avrebbe fatto servire, ci serviva, ecco. Sono d'accordo, ci poteva servire. Leonardo, anche secondo te è mancato qualcosa davanti, perché insomma un talento come quello di Spada in prima categoria è un lusso. Alessandro non lo conoscevo prima dell'anno scorso, quando solo arrivò di fama, esatto. Quando arrivò nel mercato invernale, devo essere sincero, lo prendo come esempio, perché comunque sia si vede che ha i colpi da giocatore, nel senso, poi oltre alla parte tecnica che non è discutibile, diciamo, inserisce in campo insieme al capitano e pochi altri, perché siamo una squadra giovane, quell'esperienza che serve in un campionato livellato come quello di quest'anno, perché per l'appunto puoi trovarti a perdere con l'ultima in classifica come puoi fare un buon risultato fuori casa con la prima, quindi l'esperienza è stupendo, è un girone bellissimo, quindi per l'appunto la parte dell'esperienza data dai più vecchi è fondamentale, soprattutto nei momenti chiave delle partite,
quindi Alessandro sicuramente darà una mano quando ora rientrerà. In questi due mesi ci è mancato sicuramente. Sicuramente sì, ci è mancato tutto pianella ovviamente, ma ora un piccolo break, poi vediamo se riusciamo a raggiungerlo almeno al telefono, perché è oberato dal lavoro, vediamo se riusciremo a contattarlo telefonicamente. Quindi rimanete con noi su Radio Sena TV per vedere la seconda puntata, la seconda parte di Mondo Dilettanti. A tra poco. Eccoci qua di nuovo insieme, Mondo Dilettanti, nuovo anno e partiamo subito una squadra che ho veramente nel cuore. Abbiamo avuto e abbiamo qui gli ospiti del pianella, tanti amici, ma ne mancava uno, il top player, il fuoriclasse, tutti pazzi per lui. Vediamo se è al telefono, siamo riusciti a raggiungerlo, Alessandro Spada. Alessandro, mi senti? Ciao Giovanni. Ciao Alessandro, sono contento che ci hai raggiunto almeno telefonicamente, perché qui siamo tanti, siamo in otto, manchi solo te qui per il pianella. Ma ho dato lo spazio ai giovani, diciamo, e quindi va bene così. Io ho dovuto fare un cambio tutto al lavoro perché stamattina ero in palestra per recuperare prima possibile, quindi domani poi potrò riallenarmi, insomma. Infatti, tra l'altro, ne parlavamo proprio ora, prima di andare in pubblicità parlavamo di questo, perché insomma a pianella è mancato un attaccante, un giocatore di livello come te ovviamente in questi ultimi due mesi, e volevamo sapere a che punto sei per il tuo rientro. Ma io credo sono a buon punto, insomma, ci vado molto con calma, diciamo, vediamo un po' come reagirà il ginocchio dopo questi due mesi di terapie e potenziamento muscolare. Con il mister abbiamo fatto un programma, sperando che tra domenica e dopo lo scallino oppure la miata di fare qualche minuto, ecco. Ecco, ma la tua è pretattica oppure non lo vuoi svelare? No, non è pretattica, non mi interessa, degli avversari, mi interessa la mia squadra che vada bene e io posso dare una mano a loro, ecco. E tra l'altro qui abbiamo Mazzi, Mangiameli, insomma mi ha sempre parlato bene di loro, talento anche a livello offensivo ce ne avete, insomma mi ha sempre parlato bene dei giovani, giusto Ale? Sì, abbiamo, è un bel gruppo troppo giovane, però è un bel gruppo e dobbiamo avere pazienza, io credo le qualità verranno fuori a fine anno. E quindi insomma manca un po' di esperienza, lo devo ammettere, ho visto insomma un po' di partite davanti, manca un po' di esperienza, e dietro e in mezzo al campo ce n'è abbastanza, però davanti manca qualcosina, è vero, sono bravi, corrono tanto, però in queste categorie ci sono tanti marpioni e la gioventù insomma un po' paga, ecco. Sì, ci vuole un po', è vero, ne parlavamo apposta a porta di questo. Tra l'altro qui in studio, ovviamente lo sai, c'è anche una persona a te cara, perché è esploso subito un amore incredibile tra te e il presidentissimo Rino Barcelli. Cosa hai trovato quando sei venuto a pianella? Che poi insomma è stata una love story combattuta, travagliata con Rino. A parte il primo anno che sono andato a questo grosso, poi devo ringraziarlo sempre perché mi ha dato la possibilità di andare a giovane promozione. E poi ho detto le porte sono sempre aperte, ma Corrino per me è un padre, insomma, anche quando ho avuto l'infortunio la prima persona che è venuta alla performance è stato lui, e io gli devo tanto, insomma, gli devo tutto, insomma, dal punto di vista sportivo calcistico, quindi mi trovo bene perché è un padre, non è un presidente. Insomma Ale, è stata quell'anno, insomma ormai sono passati 4 anni se non sbaglio, che sei arrivato a pianella, fu una scelta giusta alla fine? Ma è stata una scelta giustissima, perché lui non si aspettava, lo ricorderò sempre, una trattativa, eravamo lì al bar, che io gli dissi guarda io voglio vincere il campionato, e lui mi disse ma che, ma non mi interessa, ma che io vinco il campionato e basta. E poi insomma alla fine con Mario e Francesco si fece un reparto e poi tutta la squadra insomma si inizia il campionato come tutti sanno, sì. La storia chi vince scrive, chi non vince parla e basta.
Sì, grande Ale. Allora, sono contento di averti raggiunto almeno telefonicamente, che insomma fai parte ovviamente di questa squadra e darai il tuo contributo, quindi più che altro ti vogliamo rivedere in campo presto, quindi rimettiti velocemente dopo questi 2 mesi di assenza. Grazie mille a tutti e forza Pianellone, ritorneremo come prima. Alla grande, nessuno ciao sicuro. A tutti, un abbraccio forte. Ciao Alessandro, ciao, ciao, ciao Ale. Un bacio. Ciao, ciao, ciao. Alessandro Spada, insomma, no, Rino, è stata bella la love story con Ale. No, è stata bella, cioè lui si è dovuto calare nelle panni dei dilettanti, perché lui era partito come calciatore avendo ambizioni di fare una carriera da professionista, io non dico da Serie A, ma di poter giocare in Serie C, poi le cose non sono andate come sperava e quindi ne abbiamo parlato. Con noi ha trovato una famiglia e ci siamo sposati, diciamo. Sì, insomma. Abbiamo avuto dei momenti di fidanzamento non semplici. Ci siamo anche lasciati, ci siamo pause ripresi. Di riflessione. Ci sono state delle pause di riflessione. Ma quindi l'amore è più sì. È maturato, insomma. Mauro, perché poi anche detto sportivo e manca Pippo Valoriani, ovviamente. Però insomma Pianella avete sempre avuto grandi personaggi, no? Io mi ricordo Pippo Fabbri, Andrea Leonardi, Luciano Stazzi, insomma personaggi di un certo livello, Pippo Lenzi, i giocatori ci sono stati, ma questa è la dimostrazione della serietà di una società che giocatori che potevano sicuramente aspirare a altre piazze scelgono Pianella. Questo non è che è un vanto per noi, non lo scelgano per un motivo economico come viene fatto in tanti altri posti, lo scelgano perché trovano una famiglia e non hanno probabilmente la risorsa economica che avrebbero avuto in altri ambienti. La serietà della società lo dimostra anche nella scelta poi degli allenatori, insomma, che ci hanno dal Bartalozzi Adige, che fu forse il primo maestro della storia del Pianella, a oggi, insomma, con Andrea. Eh sì, davvero, una storia infinita, e l'abbiamo detto. Mauro, ma sappiamo se sei anche un grande chef, ma quest'anno ti sei esibito in qualche show culinario oppure no? No, si fa del normale, dai, del normale senza... O perlomeno si guarda di fa sempre il meglio. Che cosa hanno copiato? Comunque eravamo a cena anche ieri sera, Ecco. Tanto per non mentirci. Hanno copiato dove? No, ma volevo dire, Matteo ti ha copiato, no? Perché anche Matteo è diventato un grande chef, no? No, Matteo, dovrei essere io che prendo da lui, sinceramente. Sì, addirittura. No? È passato oltre. No, perché sai, Matteo, io vedo sempre le foto, poi assaggiarle non l'ha assaggiato nessuno. No? Pochi eletti. C'è qualcuno assaggiato. Poi però ci sono. No, io sicuro. Io ti seguo nei social, le tue esibizioni culinarie, ma quando farai una, magari portiamo le telecamere di Siena TV, veniamo a fare un tuo show culinario in cucina, che avete stupende cucine a Pianella, facciamo una bella puntata. No, guarda che c'era un impegno anche di Daniele Marchi insieme a lui che volevano fare eventualmente. Che Daniele l'ha fatto tutte le squadre tranne a Pianella questa cosa, quindi è vero. È vero. No, Matte. L'impegno si era preso le ora appena. Tiriamolo fuori. Ora sono fine delle feste. Sì, sì, tanto se sei sempre disponibile, non hai grossi impegni, quindi puoi venire quello ti pare. E ci vediamo davvero. Ma io, lo sai, mi veniva in mente ora, ma a giocare il più scarso e il più bravo di voi chi era? Al suo tempo. Sì, ora non ora. Ora te mi fa dire delle. Ah, mi si offenderà nessuno. Il più scarso chi era? Secondo me uno potrebbe essere stato anch'io. Altri tempi. Comunque io ero, come si dice, un terzino vecchia maniera, no? Terzinaccio vecchia maniera, come si dice, o palla o piede. Bravo, avrei capito. Ma insomma non è molto obiettivo, belle capito. Rino, chi era il migliore di voi? Il migliore di noi? In campo. Non c'era un migliore, c'era tutto il peggiore. Scusa, con la scuola calcio si era avuto, ma come facevi ad essere un migliore? Quando si vedeva il pallone, l'importante era prenderlo.
poi dove andava non aveva importanza. Allora insomma vi fate gli occhi in questi anni davvero, tanti più bei giocatori. Questo è vero. Perché anche, insomma, anche ora, anche in mezzo al campo, Matteo, insomma, Borghese, Casucci, per me sono dei grandi giocatori, Cortecci, insomma. Quando vi parlavi dei giovani prima, avete dimenticato Cortecci perché è un vecchio ma è giovane, sì. Perché è un 97. Cioè, quindi ha una... Che acquisto l'anno scorso? Dell'anno scorso. Cioè, no, è un giovane d'esperienza, diciamo. Che acquisto? E perché non l'hai visto giocare a tennis? Io l'ho sfidato. L'ho sfidato, hai perso? No. Hai perso, hai giocato. Io e Nusi contro Chiantini, Cortecci, pari. Match pari. Ora un tennis finisce pari, c'è da vedere. È un 7-1, insomma. Quindi vabbè, mettiamo la rivincita. 1-1, avete smesso. Prima il doppio. Poi a cena chef Giannetti Family, vediamo un po' chi poi cucina, che io non mi fido tanto. Vediamo. Andiamo a vedere anche un po' la classifica, se ce l'abbiamo, del girone F, parlando anche un po' dei risultati, perché è un campionato secondo me stupendo. Io sono affascinato da questo girone perché anche tra le senesi sono davvero fortissime, con Gracciano e Quercecrosa. C'è stato domenica, c'è stato il big match tra Gracciano proprio e Quercecrosa, che ha vinto il Quercecrosa per 1-0. Torrenieri che ha fatto una squadra davvero straordinaria, ora con un altro acquisto di categorie superiori. Il San Quirino si è risollevato, una classifica che aveva visto partire Matteo, partire molto bene secondo me. Sì, diciamo fino a un mese fa, sì. Poi abbiamo avuto questo calo, abbiamo avuto questi giri a vuoto, siamo stati anche un po' sfortunati perché comunque contro il Torrita sbagliavo il rigore al 92esimo. Poi abbiamo avuto queste trasferte di Alberese e Argentario, dove secondo me non meritavamo di perdere perché comunque avevamo fatta prestazione, mentre diciamo domenica, sabato contro il Torrenieri loro hanno meritato la vittoria. Bisogna essere onesti, quando le squadre vengono a Pinelle giocano meglio e ora comincia un'armata. Sì, diciamo noi non abbiamo fatto la nostra partita, perché io sono sempre dell'idea che il Pinelle di quest'anno si gioca come deve giocare. Abbiamo dato dimostrazione, possiamo giocare con tutti. Purtroppo abbiamo fatto un passaggio a vuoto, come ha detto prima Pippo Bormida. C'è un girone di ritorno per togliersi da quella parte gialla. Quindi niente. Ah sì, quella è una classifica cortissima, perché se guardi San Quirino ha 22 punti. Sì, la classifica è cortissima. Te l'ho detto, noi un mese fa eravamo a metà classifica. Certo. Qui con due partite perse ti ritrovi in fondo, è inutile negarlo. Sì, questo sì, però anche davanti, quindi è bellissimo anche per questo, perché è livellato davanti e dietro, quindi secondo me è un girone forse il più bello che c'è ora tra gironi senesi. È davvero entusiasmante, no Pippo, anche te, insomma, di campionati ne hai girati e ne hai vinto uno l'anno scorso, proprio hai vinto col Mazzola Valdarbia proprio questo girone qua, quindi ne sai qualcosa, che idea ti sei fatto della forza del Pianella, della situazione della classifica, insomma, non è... Sì, è un campionato dove tutte le squadre, non c'è una squadra, potremmo dire, materasso. No. È una squadra invece che ammazza il campionato. Sono tutte squadre, belle squadre, tutte un campionato diciamo livellato verso l'alto, dove l'equilibrio, come anche si vede la classifica, regna, potremmo dire, sovrano. E il Pianella secondo me ha le potenzialità per far meglio di come ha fatto finora e di uscire da quella situazione che diciamo ora non è favorevole. Giustamente non vi piace, non ora piace, però secondo me ci sono le potenzialità per fare un buon girone di ritorno. Francesco, anche il tuo punto di vista, vedendo anche le altre squadre, che è passato un girone preciso, quindi l'avete viste tutte, che prevedi, insomma, cosa dovete fare o comunque dove vi vedete, insomma, tra un po'? Eravamo partiti molto bene. Sì. E io credo che, nel senso, le potenzialità non è che da un momento all'altro si perdono, anzi si migliora sempre di più. E quindi credo che ce la faremo a riprenderci, anche con la forza del gruppo che c'è, perché c'è un bel gruppo. E ce la faremo a levarsi a quella posizione, magari essere anche un po' più in alto e aspirare un po', ecco, alle migliori cose, ecco, perché... giustamente si gioca solo dico per vincere, ovviamente. Certo, no, quindi bisogna puntare. Certo. Sono davvero convinto di puntare in alto. In un campionato è davvero, no, Leonardo, competitivo, perché anche te l'hai già fatto questo girone l'anno scorso. È stato un campionato magari un po' diverso, mi diceva Pippo, c'erano due squadre
troppo forti, magari Montalcino e Mazzola, sì. Esatto, quelli che non ci sono quest'anno, tranne forse il Torrenieri, che insomma è una squadra davvero notevole con tutti gli effettivi, secondo me forse è la migliore, e quindi c'è da giocarsela sul filo dell'equilibrio sempre. C'è da giocarsela sul filo dell'equilibrio perché tutte le squadre sono strutturate molto bene, sia a livello difensivo che a livello offensivo, sono state tutte strutturate per comunque giocarsela da protagoniste, quindi tante squadre che puntano a playoff, tante squadre che puntano, diciamo, a salvarsi il prima possibile. La differenza dall'anno scorso è il fatto che, diciamo, tutte se la giocano per vincere ogni domenica, cosa che l'anno scorso, forse avendo queste due squadre come il Montalcino e il Mazzola che facevano campionato a sé, sì, e quelle due o tre squadre che comunque sia erano forse un livello sotto rispetto a tutto il campionato, quest'anno la domenica l'equilibrio regna, come ha detto Pippo. Sì. È per quello, dico, una squadra amalgamata bene, però che c'entra un giocatore di davanti come Spada potrebbe essere, sarà secondo me il fattore decisivo, insomma, anche per la svolta anche in classifica. Per te è il secondo anno, diceva Pianella, 5 gol l'anno scorso, 5 gol, sì. 2,5 mi hanno detto quest'anno, perché 2,5? Perché uno l'ho fatto su un risultato e non una sconfitta, quindi diciamo non è servito. Vale, dai, vale, ma come essendo un gioco di squadra, giustamente il premio individuale va soprattutto dopo, quindi il fatto è, l'importante è che la squadra vinca, l'importante è che il gruppo sia sempre coeso, soprattutto nei momenti di difficoltà come stiamo in questo momento. Quindi il fatto è che la domenica si deve entrare in campo e chiunque segni, chiunque giochi, l'importante è portare a casa il massimo, insomma. Certo. Se poi, come per l'appunto è successo sabato, gli avversari meritano, tanto di cappello. Eh sì, perché il match di sabato ovviamente è bello, l'anticipo tra l'altro contro i Torrenieri, però chiaramente il Torrenieri è una squadra che vale tutti gli effettivi. Molto strutturata. Tutti bene. Gli effettivi, dei personaggi che sono suscettibili agli infortuni, quindi sono un rischio, però quando sono tutti davvero una grande squadra. E tra l'altro, insomma, dicevo, 8 reti in 2 anni, mi parlano di te come sei il classico esterno ala, qual è il tuo ruolo? Quadri. Ma sai, in questi 2 anni Bonifacio mi ha messo in tanti ruoli, bizzarrito. Non sono uno di quelli che, cioè, sono molto disponibile, l'importante, ripeto, è la squadra, quindi mi metto a disposizione del mister, della società, qualsiasi cosa possa essere fatta da parte mia per migliorare, per portare qualcosa di positivo, ben venga. Quindi faccio l'esterno un 4-3, un esterno centrocampo, trequartista, seconda punta, insomma, diciamo. La duttilità penso sia un vostro fattore, anche per Francesco, no? Francesco, perché insomma mi hanno parlato anche di te. Da esterno difensivo, esterno alto, sì, insomma, sì, sei un sì, sei duttile. Come l'anno scorso, certe volte giocavo terzino, certe volte Stefano, giocavo con Stefano Bartoli. Stefano Bartoli, sì, sì. E quindi sono abituato, ecco, a cambiamenti. Senti il microfono più vicino, sì, vorrei. E quindi sono abituato a cambiamenti. Però questo è importante, no? Nel gioco moderno, essere duttili, insomma, per un allenatore è una scelta, certo, più. Certo. Poi alla fine siamo giovani, quindi si impara velocemente. Insomma, non è un problema, ecco. Eh sì, ma anzi, non è un problema, ma sicuramente un valore aggiunto. Pippo, ti volevo chiedere, ma nelle sfide tiri in porta, eccetera, chi è il più letale? Questa è me, per i portieri, me la fa sempre questa domanda. Perché per i portieri, essere un portiere, mi piace a me sapere chi è il cecchino della squadra. Giannetti? Giannetti? No. No, dai, Giannetti no. Avevo fatto anche un bel tiro sabato, gli ero uscito bene. Peccato. Peccato. Niente, dai, abbiamo, diciamo, punizioni, Leo lo tira abbastanza bene, poi c'è Ale, ora manda dentro da anche lui, tira bene, Cortecci, Toracca, abbiamo dei buoni tiratori, ultimamente hanno un po' le polveri bagnate, diciamo, però dai, le potenzialità. L'attaccante più temibile ti ha fatto, ti ha più impressionato, l'hai vista anche te, tutte e 15? Quest'anno, senti, ti devo dire, un attaccante ci ha impressionato, anche se la squadra è ultima in classifica, devo dire Uba del Chianciano, che è un ragazzo molto ragazzo veloce, di colore, rapidissimo. Infatti è strano Chianciano ultimo, che ci fece tribolare tutta la partita. Giocatore di in tante categorie superiori, è vero. E Matte, invece la squadra che ti ha impressionato di più, secondo te, insomma, hai un amico, no? Daniele Marchi, si sta giocando un posto al sole.
Qual è la squadra accreditata per la vittoria? Cioè, allora, a me mi ha fatto veramente una bella impressione il Sant'Andrea quando siamo andati là. Eh sì. Ora, non è in alto, è partita male, però sinceramente mi ha fatto veramente una bella impressione. Eh sì. Però bisogna dire anche Quercigrossa, Gracciano e lo stesso Torrignani di Dio, secondo me sono squadre strutturate per arrivare in fondo. Ma secondo te? Io voglio un nome tuo. Ma se devo dire, preferisco Vincalele. Questo è in dubbio, ormai la mia amicizia con Lele la sanno tutti, quindi se devo scegliere un po' vice preferisco Lele. Poi, cioè, che c'entra? A Torrignani c'è Matte Pagliantini e Edoardo, sì. Spero loro, però tanto deve vincere una al campionato, quindi... Eh sì, perché insomma, anche voi, diciamo questo, però chiaramente quando si perdono qualche punto in più è dura ovviamente arrivare ai primi e quindi se la lotteranno, no? Rino, te, chi vedi come vincitore? Te mi metti subito in difficoltà, ma ti devo dire, devo essere diplomatico? No, la verità, ma io, se vince qui che Rossa mi fa piacere per loro, ma... ma non me ne viene niente. Sentiamoci subito. No, ma un pronostico. Ah, un pronostico. Sì, sì. Un pronostico. Io vedo bene Torrita e Torrinieri. Anche il Torrita era partito malissimo. Torrita sì, perché le punte non gli segnano, altrimenti come organico è la più forte di tutti. E guarda, noi si doveva vincere col Torrita. E tra l'altro mi sono ricordato di questo, tra l'altro. Non siamo inferiori. Mi sono ricordato di questo, parlando in terreno, perché c'è la nostra Sport Siena Wall of Fame, ti avevo accennato qualcosa, perché mettiamo ogni volta che una squadra viene qui, nel nostro muro mettiamo un nome che ha caratterizzato insomma, gli ultimi anni di una squadra. Ti chiedo, te che sei insomma, dal 95 presidente del Pianella, insomma, o anche prima, chi vuoi, un nome... A questo punto mi sembra parecchio scontato. Matteo ha detto, ha fatto 474 partite, è proiettato oltre 500 perché non smette quest'anno, non smette che nemmeno gufate, l'anno prossimo. Che gufate! Non sono gufate! Quindi... gufate! Io è dal 95 che sono presidente, lui è dal 2003 che è qui. Sono 17 anni. Capito? Non può essere che Giannetti, Matteo Giannetti. E Matteo Giannetti, allora non si riscuola, non c'era la nostra Alessina che scriveva molto bene, ora lo farò io perché voglio farvelo rivedere, quindi lo scrivo. Allora Rino, dimmi qualche parola insomma su Matteo, una carriera passata... La carriera di Matteo Giannetti e la carriera di tutti i ragazzi nati a Pianella ha iniziato a calpestare il campo all'età di un anno, perché quando il suo babbo lo portava lì, quando facciamo le cene, quando facciamo i ritrovi, e da allora ha continuato sempre a venire come tutti i nostri ragazzi quando facevamo la festa, perché lo sai, noi siamo una famiglia e con la famiglia ci ritroviamo al campo, con le mogli, con i nostri bambini, e, bello, sì. E da lì siamo cresciuti, poi c'è qualcuno è diventato anche un calciatore, altri hanno smesso, però questa è la nostra famiglia, questo è il nostro gruppo sportivo, è fatto così, stiamo insieme perché stiamo bene, abbiamo delle continuate così, abbiamo delle difficoltà economiche, perché se avessimo uno sponsor che ci dà, potremmo avere ambizioni anche più grandi, ma invece vogliamo rimanere dove siamo perché questa è la nostra dimensione. E vi divertite infatti, quella è la cosa importante. Quest'anno cerchiamo di salvarci ovviamente, siamo messi meglio dell'anno scorso, siamo messi meglio di 2 anni fa, quindi parecchio meglio non c'è niente di drammatico, no? Non c'è niente di drammatico, quindi siamo costretti a lottare, siamo costretti a sudarcela e ce la suderemo fino alla fine, ci siamo abituati, questo è il nostro pane, ma la soddisfazione è immensa quando arrivi in fondo, hai fatto un grande campionato con le possibilità economiche che hai e sono addirittura 4, 5 o anche 10 volte inferiori a tante squadre della Val di Chiana oppure del Maremmano. Sono completamente d'accordo con te. E guardando il nome di Giannetti scritto qui, Mauro, te gioca in casa, però una caratteristica di Matteo, penso sia stata, forse me lo puoi confermare, anche io l'ho visto tra virgolette crescere insomma con me, è il miglioramento che è stato negli ultimi anni incredibile secondo me, no? Sì, credo che... La svolta di Matteo soprattutto si è avvenuta con Roberto Baroni, sì, dove eri presente anche te, lì davvero facesti un grande campionato e credo Matteo lì dimostrò veramente
di essere un giocatore che poteva stare in queste squadre senza grossi problemi. Voglio ricordare anche che il primo torneo alla Coppa Cresti all'Alberino gli firmai io il cartellino perché non aveva ancora 6 anni, insomma, e da allora diciamo a oggi non ha mai smesso di giocare. Insomma, non volevi rischiare che facesse tennis? Avevo deciso. Non volevi rischiare. Il nipote invece farà pianella subito. Si prova a vedere anche lui se si porta già a pallone, poi deciderà, insomma, tesserate, poi, sarà insomma, una cosa poi, deciderà, per altri 20 anni. No, sarà. Poi tra l'altro devo dire anche una cosa, insomma, allenatori che anche Andrea quest'anno, credo che Matteo, Marco Mettuti possono dimostrarlo, sono allenatori che hanno giocato a pallone, che sanno che cosa vuol dire giocare a pallone, le birbate delle volte all'interno, certo, del campo sono fondamentali, e io ho visto crescere non solo Matteo ma tutti anche quest'anno, questo, persone, bravo, insomma, che sono stati ricordati prima, sì, ma sarebbe non è inutile fare nomi, insomma, dal primo all'ultimo tutti veramente sono cresciuti. Se sta passando un periodo non bello, ma credo che se ne esca fuori, perché i ragazzi l'ho visti motivati, l'ho visti sabato dispiaciuti del risultato. Anche troppo forse, che ci può stare, insomma. E non ci scordiamo, te prima hai fatto riferimento, che noi abbiamo per 2 mesi avuto l'assenza di Alessandro Spada, ma io aggiungerei anche l'assenza di quasi 4 mesi di Lapo. Ramerini, certo, che era dietro, che insomma doveva essere la colonna portante della difesa, ha già dimostrato in un paio di partite che può dire la sua alla grande, insomma. Mi ero dimenticato, hai fatto bene a dirlo, perché è un giocatore davvero su cui contavate all'inizio, è stata una tegola subito in estate perderlo per un paio di mesi, quindi sì. E poi per ritrovare la forma, che insomma non è proprio esilino, per ritrovare la stazza, insomma. Allora, vi ringraziamo, siamo andati veramente lunghi, perché insomma di parlare con voi ce n'era davvero tanto, e magari ne sa, a fine anno ce ne sarà ancora in questo campionato davvero emozionante. Vado a fare un ringraziamento collettivo a tutti, grazie ai più giovanotti, anche te Ivo, giovanotto. Grazie. Sempre in forma, grazie, sei Ivo. Io 10 anni fa sono arrivato a Pianella, eri così, sei in Salamoia, sei rimasto. Ti hanno messo in Salamoia, sei rimasto uguale, quindi grande. Anche l'aria di Pianella è buona. È l'aria. E l'aria e le mangiate si fanno anche a Pianella d'estate, insomma, tutte le feste organizzate, quindi anche questo è bellissimo. La tombola chi l'ha vinta quest'anno? La tombola? Chi l'ha vinta quest'anno? La tombola d'agosto? Ma ora come fuori ricordarmi ha vinto la tombola d'agosto? Non lo ricordo. Perché te sei rimasto molto indietro, nel frattempo abbiamo fatto la lotteria della Befana. Anche la Befana, quindi già, dove mancavi. Non è venuto nessuno a venderti i biglietti. No? Dacci 50 euro. Sì, mi persi almeno a fondo perduto. A fondo perduto. E questo è anche lo spirito, insomma, di creazione del PL. E ringraziamo, e un saluto a tutti, quindi in bocca al lupo per il campionato a tutti. Crepi. E ovviamente ci vedremo, insomma, tutti i risultati, ovviamente sempre con l'occhio, ovviamente, soprattutto il mio, molto di riguardo, ovviamente, verso il PL. Che amo. Un saluto davvero da Radio Siena TV, da Mondo Dilettanti, l'appuntamento ogni mercoledì 22:45, poi insomma giovedì in replica, poi su On Demand sul sito di Radio Siena TV. Rimanete sempre sui nostri programmi e ovviamente sempre per guardare Mondo Dilettanti. Un saluto a tutti, buonasera.